Ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni, con il notiziario di Teletruria. Iniziamo subito parlando del panno del Casentino. Mentre in territorio si cerca di salvare la manifattura, Re Carlo III d'Inghilterra ha ordinato un bel cappotto di panno casentino. Intanto ieri il gruppo pratese Bellandi ha presentato un'offerta cauzionale per salvare la fabbrica. Vediamo il servizio. Mentre nella vallata istituzioni e sindacati stanno facendo il possibile per salvare la manifattura di soci e i 18 lavoratori, dall'Inghilterra arriva la notizia che da un'azienda fornitrice di Buckingham Palace è arrivato l'ordine di un cappotto di panno color becco d'oca per il nuovo re d'Inghilterra Carlo III. Tutto questo dimostra ancora una volta che in questa azienda viene fatto un prodotto unico al mondo. Viene fatto con tutti, diciamo, gli ingredienti umani, territoriali che sono qui in Casentino, in questo sito produttivo, ormai da secoli. E devo dire che purtroppo, almeno fino adesso, l'importanza a tutto ciò è stata data più all'esterno e fuori dal Casentino che proprio nel Casentino stesso. Intanto da Prato il gruppo Bellandi ha presentato un'offerta per salvare la storica fabbrica di soci, un segnale di speranza in un momento estremamente difficile per questo comparto. Abbiamo depositato ieri un'offerta cauzionata ai commissari della liquidazione coatta amministrativa per rilevare l'immobile dove attualmente l'azienda sta svolgendo la propria attività. Vorrei precisare che il nostro intervento è scaturito da una precisa richiesta di aiuto da parte della manifattura del Casentino e di fronte ad una richiesta di aiuto da parte di un nostro fornitore storico non ce la siamo sentita di dire di no. Per noi c'è tutti gli elementi possibili che indicano in un modo o nell'altro, voglio dire, le volontà per chiudere la partita. Quindi ora la palla in mano ai liquidatori, ebbene si sentano estremamente osservati, perché insomma fino ad ora insomma questa storia ha avuto veramente del paradossale. È stato presentato in provincia, promosso dal Comitato Sava, lo studio di fattibilità del progetto della stazione Medio Etruria. La soluzione di Ricutino è quella che risponde meglio alle esigenze del territorio e che propone anche costi minori. Il Comitato Sava nel pomeriggio è stato ricevuto anche dal prefetto De Luca. Oltre 5.000 firme, la voglia di pensare in grande per rendere più europeo un territorio, i risultati dello studio di fattibilità del progetto della stazione di alta velocità Medio Etruria Rigutino sono stati presentati nel corso di un convegno in Sala dei Grandi. Noi abbiamo commissionato uno studio, da fare uno studio per quanto riguarda questa stima dei bacini di utenza delle potenziali stazioni appunto al sud di Arezzo, che sono appunto le varie Rigutino, Creti e poi la stazione di Montallese, che sono poi le tre proposte che vengono dallo studio del 2015, e abbiamo ricevuto qualche settimana fa i risultati finalmente di queste stime. Queste stime sono state fatte dall'ingegnere Andrea Spinosa. E questo studio cosa approda? Questo studio approda che appunto la location migliore comunque per questa stazione, quindi proposta anche da un ente terzo, da un soggetto terzo, è comunque rimane la famosa stazione di Rigutino. A fare gli onori di casa Silvia Chiassai, che ha confermato l'appoggio della provincia al progetto. È un'opera storica che dobbiamo, come dire, dopo 10 anni se ne parla, riuscire a concretizzare adesso. Come le grandi opere vanno fatte in modo tale che siano funzionali al territorio. Quindi la scelta di dove fare la stazione, e questo poi è il clou di tutto, deve essere adottata secondo me in maniera logica dai numeri. E la Camera di Commercio segue con molta attenzione la problematica. Come abbiamo sempre detto, come sistema economico, ovviamente non solo toscano, ma anche in collaborazione con il sistema economico umbro, quindi attraverso la collaborazione tra le Camere, abbiamo un'aspettativa importante sulla realizzazione dell'opera, che deve diventare prioritaria e che deve essere, creda, messa con urgenza nelle agende delle nostre regioni. E intanto a Cortona contemporaneamente veniva anche presentata la nuova stazione virtuale di Cortona Centro. Gomma più rotaia è una nuova modalità per arrivare a Cortona, che diventa la prima città della Toscana ad avere due stazioni sostanzialmente virtuali nel centro storico. Questo per agevolare i turisti ma anche i cittadini.
Fino adesso chi arrivava in treno nelle nostre stazioni non aveva mai la coincidenza giusta o poche coincidenze giuste per venire a Cortona. Adesso con questo sistema intermodale si potrà essere più precisi, ma c'è di più, si può avere un biglietto unico che si rifà all'acquisto direttamente nel sito di Trenitalia, direttamente per Cortona. Per noi è una grande soddisfazione, un grandissimo risultato, perché gli utenti europei dai canali ufficiali Trenitalia potranno scegliere, se selezionano Cortona, quattro stazioni, le due classiche ferroviarie, Camuccia-Cortona e Terontola-Cortona, ma anche Cortona Centro-Piazza Garibaldi e Cortona Centro-Piazza del Mercato. Questa dell'intermodalità è davvero il salto di qualità che ci aspettiamo insieme ad altri per il trasporto pubblico in Toscana, che per l'appunto con questo termine si intende sia quello su gomma sia quello ferroviario, bisogna pensarlo come un unicum. Senta, mentre noi siamo qui ad Arezzo viene presentato il progetto per poter realizzare la famosa media Etruria proprio nella città di Arezzo. È un progetto che è stato rispolverato, ci sono anche altre possibilità. Come regione voi come vi esprimete? Noi disponibili a sostenere e accompagnare l'investimento, che in quel caso è soprattutto di Rete Ferroviaria Italiana, ma in accordo con Trenitalia. Bisogna che la localizzazione si stabilizzi in qualche modo. Prima uscita pubblica di Vincenzo Ceccarelli dopo le elezioni, dopo il passo falso alle urne. Sentiamolo. Era consapevole delle difficoltà generali e il vento che stava soffiando a favore del centrodestra non lo ha favorito, ma Vincenzo Ceccarelli ha già archiviato la delusione del 25 settembre per ripartire. In regione, dove è capogruppo del Partito Democratico, sono molteplici gli impegni che lo attendono. Lo abbiamo intercettato in occasione della presentazione del progetto Media Etruria, che conosce tra l'altro molto bene. Il 25 settembre è archiviato, d'altro canto dire causa il trend nazionale e il campo delle alleanze che da largo era diventato stretto, era difficile che potesse avere un esito diverso, però abbiamo fatto una campagna elettorale con grande convinzione, apportando anche comunque un valore aggiunto che è lontano da quello che ovviamente necessitava per avere un risultato diverso. Ora, abbiamo ripreso, continuiamo a lavorare per dare comunque risposte al nostro territorio e spero che il nuovo governo possa ascoltare le istanze che vengono dal territorio e che vengono dalla regione. Sono due gli assessori donna al Comune di Arezzo a conferma della linea femminile di un partito che non crede nelle quote rosa ma nelle capacità al di là di tutto. Assessore, come responsabile delle pari opportunità qui in Comune, lei ha espresso soddisfazione anche perché davvero quello di Fratelli d'Italia è un voto molto al femminile. Sì, certo, molto al femminile. La nostra leader è una donna in gamba, una donna veramente eccezionale che si è fatta da sola, ha lavorato, una donna coerente, che ha lavorato veramente con coraggio, con determinazione, con passione, e questi sono i risultati. Io devo ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini che ci hanno sostenuto. Il nostro lavoro è sul territorio e abbiamo avuto questi ottimi risultati appunto perché abbiamo lavorato seriamente e siamo passati in pochi anni da una percentuale di un 4 e poco più al 30%. Questo vuol dire che abbiamo lavorato con determinazione, con coraggio, con passione, abbiamo ascoltato le persone e questo ci ha premiato. Noi siamo due assessori di Fratelli d'Italia, donne tutte e due, la nostra neo senatrice, anche lei, Simona Petrucci, è una donna, quindi partiamo diciamo al femminile, ma come ha detto prima la Giovanna, non è tanto uomo, donna, insomma, nel nostro partito io credo che quello che conta di più è il lavoro, è lo stare vicino al proprio territorio, e questo ci ha premiato anche qui ad Arezzo perché noi siamo arrivati al 31% mentre la quota nazionale era del 26, quindi abbiamo preso 5 punti in più, e quindi questo fa capire che il lavoro fatto a contatto con i cittadini, dagli amministratori di Fratelli d'Italia, poi paga. Al forum di Bari, il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio D'Urso, risponde sui temi del personale, di tagli e servizi.
Il problema del personale, quello del risparmio energetico, il bilancio di sostenibilità al centro anche delle riflessioni del direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est Antonio D'Urso, presente a Bari. L'azienda Toscana Sud-Est è una delle prime aziende della regione toscana che ha avviato il percorso di stabilizzazione, quindi percorsi di certezza per i professionisti che hanno operato durante il Covid e che avevano un contratto precario e che adesso verranno accolti nella famiglia di ASL Toscana Sud-Est con un contratto a tempo indeterminato. Le faccio una domanda che le vorrebbe fare probabilmente ogni cittadino: come si fa a garantire gli stessi servizi pensando sempre soltanto a tagliare e a risparmiare? Anche in una famiglia c'è un trattamento economico, ci sono delle entrate che entrano e il capofamiglia deve far fronte con le entrate a tutto quello di cui la famiglia ha bisogno. Anche noi cerchiamo di garantire il massimo del risultato con le risorse che ci vengono assegnate. Dopo le critiche ricevute anche dalla parte sindacale sul fatto che a volte negli ospedali non si trovano alcuni dispositivi essenziali come i guanti. Sentiamo cosa ci ha risposto. Guardi, la fornitura dei farmaci come dei dispositivi è sotto monitoraggio continuo da parte dei nostri farmacisti. Carenze ci sono state e ci saranno, come in ogni casa. È normale che un approvvigionamento ritardi rispetto a un altro, ma un conto è un ritardo nell'approvvigionamento, un conto è un non voler comprare un dispositivo, un guanto, delle garze. Questo non succede perché l'obiettivo dell'ASL è quello di dare garanzia di salute ai cittadini. Sarà un fine settimana da Arezzo carico di eventi, di appuntamenti, c'è la fiera antiquaria, la selezione vintage, le attività di Casa Bruschi. C'è un bel pacchetto a Casa Bruschi per il fine settimana, legato anche alla fiera antiquaria, quindi direi varie occasioni da non perdere. Sì, è un fine settimana ricco di attività qui per la Casa Museo. Innanzitutto volevo ricordare sabato 1 ottobre, che è una giornata importante per tutte le strutture amministrate dalle banche, perché si festeggia appunto Invita Palazzo, che è un evento promosso da ABI, e la Casa Museo Bruschi partecipa ormai da anni, quest'anno a maggior ragione, che è entrata a far parte del patrimonio culturale di Intesa San Paolo. Come le Gallerie d'Italia e gli altri musei appunto di questa banca, sarà aperta all'ingresso gratuito con due visite guidate alle 16 e alle 17 alla mostra Pietro Benvenuti nell'età di Canova. Sabato c'è anche un bellissimo appuntamento per bambini e per tutte le famiglie, perché partecipiamo anche al Festival Meno Alti dei Pinguini, e in questo caso l'appuntamento alle 11 la mattina con il percorso Piccoli collezionisti in grande collezione, che vede legare la Casa Museo con il MUMEC in un percorso didattico itinerante che coinvolgerà anche la Fiera dell'Antiquariato. Ma non è finita. No, non è finita, infatti proprio domenica, prima domenica del mese, l'ingresso è gratuito alla Casa Museo. Dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 18 vi aspettiamo. Mi fa piacere anche ricordare una cosa che abbiamo fatto uscire proprio in questi giorni e che potrà essere visibile sul nostro sito e social proprio da questo fine settimana, che è il catalogo delle attività didattiche della Casa Museo. Andiamo alla cronaca. È stata notata da un carabiniere libero dal servizio mentre rubava 4 cappellini e 3 magliette, poi si allontanava. Una giovane sudamericana è stata fermata, trovata in possesso della merce appena rubata, che aveva nascosto in una borsa. È accaduto ad Arezzo, la donna è stata arrestata per furto. È comparsa davanti al giudice Ruggero e al PM Bernardo Albergotti, si è vista convalidare l'arresto con obbligo di firma a Firenze, dove vive, il processo a novembre. Una lettera ha dato Linee Toscane per chiedere la soppressione della fermata lungo la regionale 71 Castiglione Fiorentino. A firmarla il comandante della Polizia Municipale Marcellino Lunghini, per evitare che studenti sostino lungo una strada molto pericolosa. E sui disguidi abbiamo sentito il direttore di Autolinee Toscane. È iniziata da poco la scuola, con la scuola iniziano anche i problemi per il trasporto scolastico. Questa settimana ci sono stati dei disguidi anche in Val di Chiana. Su questo cosa dite ai ragazzi, studenti, alle famiglie? Che è un problema vero, cioè esiste questo problema, esiste non solo in Val di Chiana, esiste in tutta la Toscana, vorrei dire esiste a livello nazionale, perché abbiamo un meccanismo che rende difficile il coordinamento dei turni di servizio nostri con quelle che sono le aperture e chiusure delle scuole. Anche la scuola ha la sua ragione, nel senso che si potrebbe, come si dice giustamente, ma perché non vi organizzate meglio prima?
Il problema è che molto spesso non si ha la possibilità di sapere gli orari in tempo reale anche da parte della scuola, perché disponibilità degli insegnanti, una serie di problemi che vengono via via a sommarsi. Quindi ora abbiamo l'orario provvisorio delle scuole, la speranza è che con l'orario definitivo spariranno i problemi? Esattamente così, è sempre avvenuto così, continua ad essere così, cioè i primi 15 giorni sono leggermente caotici, dopodiché tenderanno sicuramente a stabilizzarsi. Grazie. La Polizia di Stato ha festeggiato il patrono San Michele. La Polizia di Stato ha celebrato il suo santo patrono, San Michele Arcangelo, e lo ha fatto con una serie di iniziative culminate con la messa in Pieve ad Arezzo alle 18. Le celebrazioni avevano avuto inizio alle 9 con la deposizione di una corona d'alloro da parte del questore Maria Luisa Di Lorenzo e del rappresentante dell'Associazione Nazionale di Polizia di Stato, Valentino Signore, in memoria dei caduti di polizia al cippo posto all'ingresso della questura. Alle 11 c'è stato lo step nel Salone d'Onore della Prefettura con una cerimonia nel corso della quale il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca ed il questore Maria Luisa Di Lorenzo hanno consegnato riconoscimenti al personale della Polizia di Stato particolarmente distintosi nell'ambito dei rispettivi uffici. Alle 18, come dicevamo, la messa presso la Pieve di Santa Maria, a cui si riferiscono le nostre immagini, a cui hanno partecipato le massime autorità cittadine, da quelle religiose a quelle civili. Un momento insomma per omaggiare San Michele, per riflettere anche sul gran lavoro della Polizia di Stato. Torniamo al forum. Dal Ministero della Sanità arrivano le linee guida per garantire servizi migliori e più vicini ai cittadini. Terzo e ultimo giorno di Forum Risk Management a Bari, improntato sulla rigenerazione e il rilancio del sistema sanitario. Ovviamente uno dei punti più importanti del forum, toccato proprio all'apice dei lavori, è quello della sanità digitale. Il Ministero è ormai pronto, una roadmap che dovrebbe accompagnare non solo i professionisti ma anche i cittadini in questa trasformazione che ormai è alle porte. Lavoriamo con le regioni per capire la progettazione delle infrastrutture regionali di telemedicina che si collegheranno a un'infrastruttura nazionale e che dovranno integrarsi col fascicolo sanitario elettronico. E questo per fare in modo che le persone abbiano dei servizi efficaci, appropriati, utili e cambiare un po' anche il paradigma della medicina. Allora, la telemedicina affianca la medicina tradizionale, non la sostituisce. Nelle indicazioni nazionali si parla della televisita come visita di controllo, perché deve esserci comunque una conoscenza diretta tra medico e paziente, però per un paziente cronico che è costretto oggi a fare visite di controllo ogni mese, periodico, uscendo di casa, facendosi accompagnare eccetera, sapere di poter fare delle visite anche in televisita, quindi senza uscire di casa, di essere telemonitorato e quindi può darsi con il telemonitoraggio non aver bisogno neanche di uscire di casa, perché si verifica che i parametri sono stabili, non c'è bisogno di terapia, oppure al contrario fare la visita prima del previsto controllo, proprio perché c'è qualche parametro che si sta variando. Significa arrivare prima dei problemi, no? E riuscire a utilizzare la tecnologia per offrire un migliore servizio sanitario nazionale. L'Accademia Petrarca conclude il mese di settembre in un modo particolarmente ricco di iniziative con un convegno internazionale di studi dedicato al tema della follia. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Veggio senza occhi e non ho lingua e grido, riflessi letterari, sociali e politici della follia. È questo il titolo del convegno internazionale di studi ospitato dall'Accademia Petrarca, una due giorni che, partendo da una riflessione sul pensiero di Petrarca, declina il tema della follia nelle sue prospettive filosofiche, politiche, sociali e letterarie. L'evento conclude un mese particolarmente ricco di iniziative per la realtà presieduta dal professor Firpo e nasce dalla collaborazione tra diverse istituzioni culturali, nello specifico con l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, grazie alla figura del professor Antimo Cesaro. Il professor Cesaro, ormai sono qualche anno che ha dedicato parte importante della sua attività scientifica proprio a questo filone, al tema sulla follia, e quindi credo che sia veramente un arricchimento per tutti. Quali sono i principali collegamenti con oggi, con l'attualità per il tema della follia? Il mondo è retto dalla follia. Il problema è porsi il tema della diversità
e accettare questo tema come ricchezza. In fondo, visto da vicino, come dice Basaglia, chi è veramente sano e chi è veramente il folle. È un tema assai risalente che ha attraversato i secoli e in questi due giorni noi parleremo del giullare del Medioevo, del folle nel Rinascimento, della follia d'amore, della follia politica e la dimensione sociale della diversità. Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar come direttore della fotografia, sarà ospite di San Giovanni Valdarno in occasione della 40ª edizione del Valdarno Cinema Film Festival, dove riceverà il premio Marzocco alla carriera. La manifestazione a San Giovanni Valdarno si tiene dal 5 al 9 ottobre. Nell'ambito delle iniziative appoggiate da AISA Zero Spreco c'è anche la mostra Colorarte organizzata dall'Associazione Toscana Abile. C'è ancora tempo per venire a visitare la mostra Colorarte nelle sale adiacenti al Museo della Fraternità dei Laici. Sì, noi saremo qui fino al 2 ottobre, fino a domenica. Esponiamo nell'ambito di Colorarte una serie di oggetti, di opere d'arte realizzate sia nel nostro laboratorio creativo Amico Lab che da parte dei nostri associati. Ecco, ogni oggetto che è qui presente è sul mercato, buona parte di essi è già stato in qualche modo collocato, ce ne sono altri ancora disponibili, quindi invitiamo tutti a visitare la nostra mostra. Da chi vengono realizzate queste opere? Vengono realizzate dai nostri associati, sono persone con difficoltà, persone che comunque hanno delle aspirazioni, delle capacità. Noi cerchiamo di metterle in luce, valorizzandole, tendendo a far loro realizzare degli oggetti belli, gradevoli. Quest'anno Colorarte associa al tema dell'inclusione anche quello dell'economia circolare, quindi noi abbiamo trasformato una serie di oggetti altrimenti destinati alla discarica, le abbiamo fatte diventare opere d'arte. Ci hanno invitato a partecipare a questa mostra che non abbiamo organizzato noi, ma che ci è stata particolarmente a cuore perché è una mostra in cui hanno riutilizzato anche materiale di riciclo, oltre a aver, ora chi entra vedrà sull'ingresso sulla destra, vedrà proprio una tela fatta con dei fili recuperati, ognuno di un colore diverso che tra l'altro hanno un significato che non vi sto a dire perché dovete venire a vederla. A Montemarchi è presente da molti anni un importante museo dedicato alla preistoria e proprio a questo è dedicato il Paleo Fest che si terrà sabato e domenica. Torna a Montevarchi sabato 1 e domenica 2 ottobre l'appuntamento con il Paleofest, Festival della Preistoria, organizzato dall'Accademia Valdarnese del Poggio, Museo Paleontologico di Montevarchi. Dopo due anni di restrizioni pandemiche, il festival riprende i suoi spazi nel chiostro di San Lodovico, nelle vie e piazze del centro storico di Montevarchi, presso la Ginestra, ma anche in luoghi significativi del paesaggio valdarnese, per consentire a tutti i cittadini di vivere una serie di iniziative scientifiche, artistiche ed educative intorno all'affascinante mondo della preistoria. Quest'anno un ulteriore passo di crescita sarà la tematizzazione e dedicheremo le iniziative e vari eventi al tema della tecnologia, una tecnologia che accompagna la storia evolutiva dell'uomo da sempre, che ne è il motore e che però contribuisce anche allo sviluppo a racconti dei musei, quindi tecnologia anche nei musei, e gli eventi ruoteranno quindi intorno a questa tematica. Vedremo escursioni, vedremo mostre, vedremo spettacoli, ci saranno approfondimenti scientifici, ci saranno laboratori per bambini e un'area dedicata appunto ai musei che da il centro Italia vengono a trovarci e racconteranno le loro esperienze, faranno le loro attività. È proprio attraverso il Paleo Festival che il museo ha creato una rete con gli altri musei a livello nazionale, creando una serie di iniziative, uno scambio di informazioni che è proprio utile, in maniera che il nostro museo sia conosciuto anche al di fuori dei limiti della nostra regione. Un fine settimana di scoperte per adulti, giovani e giovanissimi, per conoscere divertendosi i volti più appassionanti del mondo dei musei e della ricerca scientifica. E adesso appuntamento con le notizie della Camera di Commercio. Il Consiglio Camerale nell'ultima riunione ha affrontato tra l'altro la questione dei rincari energetici e degli effetti negativi sulle nostre imprese.
Su proposta di Federconsumatori è stata affrontata anche la problematica relativa al blocco momentaneo del sito di Arera per presentare conciliazioni con effetto sospensivo sulle controversie in materia di bollette nel settore energetico. A questo proposito la Giunta Camerale ha deliberato di garantire nel frattempo la possibilità di svolgere tentativi di conciliazione in Camera di Commercio al costo minimo delle spese di avvio pari a 40 euro. Questo consente, con effetti parimenti sospensivi, di presentare conciliazioni in questo settore e affrontare le problematiche dal punto di vista contrattuale che in questo momento possono affliggere le nostre imprese. Bene, ci fermiamo qui. Voglio però ricordarvi che subito dopo il nostro spazio informativo va in onda 9:10, informazione e attualità. A seguire i venerdì di Giostra. Stasera si apre con una particolarità, la prima puntata del Sara Cittino. Scoprirete di che si tratta. La serata poi prosegue con Focus, con Susanna Cutini, e in questo appuntamento si parlerà della caduta dei capelli in autunno. È tutto per questa edizione. Grazie della vostra attenzione.